Allora, buongiorno, volevamo portare su richiesta del GSE che ci ha chiesto di portare la nostra esperienza come Comune di Montechiarugolo, quello che è stata la nostra iniziativa sull'utilizzo del conto termico. Allora, come amministrazione abbiamo iniziato qualche anno fa, attraverso un'analisi energetica di tutti i nostri edifici, a fare una valutazione su quelle che potevano essere le opportunità. E ovviamente tra le opportunità che ci sono c'è anche proprio l'utilizzo del conto termico, che dalla nostra prima esperienza con la riqualificazione, no, della prima scuola di infanzia che abbiamo fatto a Monticelli Terme, abbiamo potuto verificare come interventi di questo tipo possono portare a un efficientamento energetico, quindi con un risvolto ambientale importante, ma soprattutto al risvolto economico che si può raggiungere. Quindi noi abbiamo proceduto con questo primo intervento con un investimento complessivo di circa 270.000 euro, che riguardavano sia la parte sismica che anche la parte energetica, e 165.000 euro per la parte energetica. Di questi 165.000 euro, ben 66.000 sono stato poi l'incentivo che abbiamo ottenuto dal GSE, quindi una parte consistente che ci consente poi di reinvestire i soldi anche su altri interventi. Tanto per dare qualche dato, da un punto di vista dei consumi, siamo partiti da dei consumi di circa 92.000 kWh e siamo arrivati con questo intervento a 53.000, con una riduzione circa del 42%. I consumi energetici medi erano di questa struttura di 39.800 metri cubi annuo e il consumo energetico dell'ultimo anno è stato di 28.500 metri cubi, quindi stiamo parlando di un risparmio circa del 28%. Quindi si evidenzia come l'efficienza energetica porta a un risparmio energetico e come il risparmio energetico porta ad un risparmio economico. Infatti continueremo nei prossimi anni a partire dal 2016, con interventi di riqualificazione energetica proprio per raggiungere questi obiettivi, con un investimento importante, ma che avrà anche un ritorno economico importante.